Ciao, io sono Gianni25 e qui siamo su Clash Royale. Comunque, prima di iniziare volevo dirvi che vi ringrazio tantissimo perché siamo arrivati quasi ai 500 ed è una cosa incredibile. E naturalmente a 500 faremo un po' di speciali, inizieranno i provini quando avrò ultimato le mappe. Infatti oggi non ci sarà live perché appunto mi devo velocizzare a fare le mappe poster per farvi fare i provini. So che ci tenete tanto e allora devo attrezzarmi col tempo che ho, quindi per forza questa live di oggi sarà, diciamo, eliminata. E la faremo domani su Fortnite. Che poi, vabbè, poi dopo la prossima sarà lunedì prossimo, martedì, e dovremmo in 4 giorni forse dovrei riuscire a velocizzarmi abbastanza in modo da farmi almeno fino alla terza mappa, credo. Non so quanto dura la seconda, perché ci sto battendo un po', visto che devo aggiungere particolari e quant'altro. Però sappiate che verranno molto belle, quindi poi ci sarà anche il trailer da fare sulle mappe, sul provini per il team, quindi ci vorrà un po' di tempo. Detto questo, direi di andare avanti col video, che oggi facciamo un sacco di potenziamenti, come vi ho detto comunque da ieri, che sapevate che c'era qualcosa di importante. Oggi apriamo un po' di bauli, potenziamo e facciamo qualche attacco. Ok, siamo quasi a 20.000, che è quello che ci serve. 26 scariche. E 8 golem, perfetto, golem del ghiaccio. Va bene. Ok, gli acieri li abbiamo già ammazzati al massimo. Abbiamo, non so se l'ho detto l'ultima volta, i cavaliere e i goblin acieri da portare al 13. Per adesso mi daranno solo oro. Quando li porterò al 13 mi daranno anche i punti stella, che poi potenzierò, ma per adesso non mi serve potenziare, perché per adesso mi serve più l'oro. E quindi già così me lo danno e potenzio poi dopo. Intanto penso a potenziare le epiche, che ce ne sono veramente tante da potenziare. Qualche rara, 1-2, e poi torno alle comuni e come inizio a potenziare queste due qua, perché appunto avendole al 13 saranno molto più utili. Poi nell'emoticon io ho preso anche la principessa che fa vittoria. Credo mi serve soltanto quando vinco, ma ogni tanto la uso anche se perdo, quindi fa niente. Poi vabbè, questo è il mio deck, se volete utilizzarlo, se magari vi piace potete provarlo. Io mi ci trovo abbastanza bene, non vinco sempre apposta appunto perché ci sono avversari con carte al 13, ma quello è un problema per tutti in generale, che appunto dalla Lega 3 in poi c'è un problema. Io sono in Lega 4, sono salito diciamo sia questa stagione che nella precedente, questa sta per finire, però ho comunque Lega 4 e ci sta tantissimo. Quasi Lega 5, ma a livello Lega 5 è un bel problema per adesso. Poi apriamo sto baule qua, che è piccolino, è dell'evento. Ho provato a vincere, ma non ce l'ho fatta ovviamente. 9. Due torri infernali. E la fulmine. Perfetto, devo fare missioni. Aprire i bauli. Poi c'è la ricompensa stagionale che volevo aprire alla fine, ma per sbaglio ho switchato qua, quindi vabbè, apriamo questo per primo. Fa niente. 7.000 di oro, ci ha levati i primi, quindi ci ha dato un baule da prima posizione. 4 per cura, 9 per il magazziero, dammi le comuni tutte insieme. 40 torri infernali, ok, comuni tutte insieme. Basta rare. Macchina volante, troppe rare. E 395 reclute oiale, quasi da portata del 12, lo sapevo che me ne dava tante. E 13 veleno, perfetto. Carte che per adesso non mi servono. Dovrò attaccare nella collezione, quindi poi lo farò off camera. Non mi serve farlo durante il video. Abbiamo le emote e le utilizziamo. Allora, ne ho 17. Su quante? Su 75. Va bene, comunque se per caso siete anche voi, giocate anche voi a Clash Royale, ditemi sotto nei commenti se siete di Lega 4, di Arena 15, cioè Arena 15, Arena 12, 11, in quell'arena siete con il numero dei trofei, così magari so in che punto siete se avete Clash Royale. Se volete entrare nel clan, naturalmente ci sono due posti liberi per adesso, dobbiamo arrivare a 3600 trofei. Disponibilità. Quindi se volete entrare, migliorate se non siete di livello abbastanza sufficiente. Per ora abbiamo un Lega 5, siamo un po' di Lega 4, cioè Lega 3, Lega 2, Lega 1, fino a 34, che poi ci sono delle arene e basta. Poi
Siamo quasi a 2000 trofei, e così prendiamo la Lega 2 di oro del clan, qua, nell'evento. Fino a puntare alla Lega Leggenda. Ok, apriamo così apri i bauli. Ok. Quelle apriamo, quelle delle missioni. No, forse no, meglio... Il bullo della corona, perfetto, bullo della corona va meglio. Due gemme, 16 barbari, 48 barili d'ossa, una fulmine e 13 domatori. Continua a darmi i domatori ma non li voglio. È una carta che non sopporta, è talmente... Cioè, arriva, fa più danno del golem e ha metà del costo del mana. Mi dà fastidio perché io... Cioè, il golem dovrebbe fare molto più danno ed essere molto più utile, essendo che costa molto di più ed è epica. E invece fa molto più danno. Quindi per principio non la uso il domatore. Poi magari al 13 vediamo un attimo di faccio qualche prova, ma non mi piace come carta. Appunto perché è troppo P rispetto al normale. Ventitré. 205. Quanto. Quanto oro mi ha dato? Perché comunque avendo la carta al massimo mi darà oro invece di darmi carte. 254. Sì, lo so, non ho carte in più, ma è comunque un sacco di oro, 1270 di oro. Vedi avere le carte al massimo cosa serve. Voi non dovete potenziare solo il vostro deck, potenziate tutte le carte possibili, perché avendo le carte al massimo vi dà oro. Questo è un consiglio che vi do e dovete, se volete migliorare, dovete fare. Con tre moschettieri. Se volete, però non è un obbligo. 8. Perfetto, togli questo. Vediamo, cavaliere al massimo, quindi fa così. Vediamo il deck un attimo, 16. Anche le rare sono da potenziare. Ok. Baule cangiante. 650. 105 spiriti di fuoco. Anche che loro vogliono arrivare al massimo. 21 mega sgherri. Due specchio che dobbiamo potenziare adesso. C'è la leggendaria. Nel baule cangiante. Ma aspetta un attimo, nel baule cangiante non c'è la leggendaria, non esiste la... Avrò avuto un culo incredibile. Ma vabbè, Johnny è a parte. Johnny è... trova le cose che non può trovarle. Wow. Dammi la fuorilegge, principessa, dammi qualcosa che mi interessa. Grazie. Gran cavaliere. Potenziabile? Non è potenziabile. Noi però possiamo cambiare le carte che non ci piacciono. Perché magari ci può interessare qualcos'altro. Gran cavaliere sì, è una buona carta, è molto buona. Però io per adesso, avendo un deck diverso, preferisco avere una carta diversa. Mi dispiace. Draghi finale, poi può darsi che mi dia una carta peggiore, quindi mi arrangio. Strega notturna. Non lo so. No, io voglio la principessa e la fuorilegge. Strega ghiaccio. Secondo me facciamo meglio a tenere la strega notturna. No, principessa, sì. All'ultimo. Me l'ha data all'ultimo. Che fortuna. Cioè no, penultimo. E cosa cambiamo? Se abbiamo uno scambio extra possiamo cambiare. Beh, io direi Mega Sgherro. Beh, gigante, non cambia poi tanto. Bule leggendario come prossimo bule. Yes, a 400 ce lo prendiamo. 400 punti. 105. Ma non ci credo di aver trovato la leggendaria in quel bule. Non pensavo di trovarla. Ho detto, arriverà fino all'epica, poi non mi darà la leggendaria. Infligge 150.000 danni con il principe. Vabbè, questa sfida si arrangia perché sono troppi danni e non mi va di farla. Sinceramente. Apri quei bauli. Clonazione. Un bel chest opening ho fatto. Ok, che sì, bello lì. Perfetto, principessa mi ha dato, bellissimo. Ma fa vedere sto baule, no? Non dovrebbe darmela in realtà.
Boh, contiene rare ed epiche. In genere non dovrebbe darmi la leggendaria. Va bene, dai, buon per me. Non devo brontolare sulle cose che sono belle. È andata così, è meglio, meglio per me. Ok, prima di fare quello che dobbiamo fare, la parte più speciale del video, direi di fare un attacco con queste carte qua. Così vi faccio vedere un po' come funziona il deck in Lega 4, però vabbè, dipende a chi troviamo contro. Dipende, poi no, non lo posso sapere. Potete trovare contro un pack al 13 che potrebbe darmi dei seri problemi. Quindi non è detto che vinco. Se non vinco, non è colpa mia. Ok, spirito di ghiaccio possiamo anche lasciarlo andare. Dipende cosa butta dopo. No, il mortaio no. Il mortaio no, perché? Almeno l'ha messa in fondo, quantomeno. Non fa tanti danni al P.E.K.K.A, quindi va bene, per ora. Perfetto, buttiamo la principessa, visto che ho buttato il tronco. Quanti danni mi ha fatto? Dai, elimina il mortaio che mi ha già rotto i tre quarti di nuovo. Perfetto. No, mortaio no, eh. No, mortaio. Mi dà fastidio il mortaio che quando lo buttano giù lo proteggono come non ci possono domani. Cioè, usano sempre le stesse carte. Col mortaio c'è sempre il cavaliere, c'è sempre gli arcieri, ci sono sempre il tronco. Sempre le stesse carte. Gli arcieri no, forse sono un po' più diversi, no. In realtà forse no. Poi il resto c'è sempre. La tornado. Quando vedono una classifica che è davanti con un deck del genere vanno a usarlo, sì, non sbagliano, questo è vero. Però usate tre, sono 93 carte, usatele. Usatele, cioè. Adesso 92, ma fra poco è 93. Dai, becca quello del mortaio che ci dà problemi. Vai fuori legge, vai! Vai fuori legge, vai! Non l'arciere, ma la torre! Vabbè, pochi danni li abbiamo fatti, quantomeno. Vai giù, cavaliere, adesso butto giù pure quello lì. Perfetto, almeno il mortaio è andato giù e non ci dà problemi. Buttiamo il golem, buttala fuori legge che eliminiamo un po' di golem, quantomeno, spero. No, non quella Tesla, il mortaio, che è un problema. Elimina, ti prego. Non sparare, mortaio, grazie. Perfetto. Guarda quante difese ha! Vai giù! La buona volta! Vai giù, devi andare giù! Dai, dai, butta giù la torre! Un po' di più almeno! Quantomeno, cioè fagli un po' di danni! Dai, butta il mortaio, buttalo, dai! Butta. So che vuoi buttarlo! Lo sapevo io! E me becca il golem allora! Vai a beccare il golem con il mortaio e sei a posto. Vai, becca la torre principessa, becca tantissimo la torre. Perfetto. Butto giù un mortaio, grazie, che mi dà problemi, mi dà fastidio solo sentirlo lì. Siamo circa pari, però non lo so. Boh.
Dipende tutto dal suo mortaio, perché quello è il problema. È l'unica cosa che mi può attaccare la torre, praticamente. Praticamente, poi non... E poi al 13 c'è... Dà dei problemi, però. Proprio dei problemi che... Non... Possiamo risolvere tanto bene, tanto facilmente. Vai, principessa, becca la torre. Becca la torre. Vai così. Anche te, vai, becca la torre. Perfetto. Basta becca la mia torre. Mortaio. Ok. Principessa. Noi andiamo di principessa perché sennò non andiamo avanti. Ok, 500. Siamo pari praticamente. No, il razzo no. Che infame. Sono infame però, con il razzo. Dobbiamo almeno pareggiare, voglio pareggiare quantomeno. Un altro razzo non lo butti, eh. Alla fine il razzo, eh. No, 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 ti prego, ti prego. Ah, perché? Perché razzo? Neanche sapevo che avesse il razzo. All'inizio. Cioè, l'ho proprio buttata alla fine come un infame. Va bene, ok, grazie. Bravo, eh. Cioè, se noi andiamo nel suo deck, registro attività, cioè, tronco, Tesla, cavaliere, cioè, era tutto giostrato per buttare con il mortaio e il razzo alla fine, e il tronco per difendersi con la tornado. Ma cioè, non è, questo non è giocare, questo qua è difendere una difesa perché becchi la torre. Questo non è giocare, sensibilmente. Poi nei commenti scrivetevi come la pensate voi, perché secondo me, cioè, così non mi sembra normale. E tu devi arrivare a torre per fare danno, non che fai un danno con un incantesimo o un edificio da lontano. Cioè, vabbè, vabbè. Sono gusti, praticamente. Va bene, non parlo neanche di questa cosa perché non c'è niente da dire, nel senso. Ha i suoi problemi di disagio con queste carte. Vabbè, dai, deck 3. Allora, oggi dobbiamo potenziare. Aspetta, deck 5. Siamo nelle cose epiche. La specchio. Potenziamo la specchio. All'11, che... Praticamente ogni carta adesso può essere duplicata a livello 12 con un costo di 1 in più, di 1 in più, dipende dalla carta che usi. Naturalmente se usi 3 moschettieri che costano 9, lo specchio costerà 10, ovviamente. Ok, potenziato lo specchio, il prossimo sarebbe la furia, ma noi abbiamo più di 10.000 punti stella, e poi, che naturalmente li puoi sbloccare solo se sei a livello 13 esperienza, e io ci sono, quindi li posso sbloccare. Gli acceri non possiamo potenziarli perché sono già al massimo con i 2 punti stella. Questi qua devono passare ancora al 13, quindi non possiamo. E l'unico da potenziare con i punti stella sarebbero i pipistrelli. 10.000. Livello stella 1, dorati. Perfetto. Stella 2 costa 15.000, quindi un sacco di punti. Però intanto sono dorati, quantomeno abbiamo 2 carte dorate. A posto. Io direi di usare un attimo il deck 3 e invece di metterci Cavaliere e Goblin Arcieri proviamo a usare queste 2 carte dorate. Vediamo un attimo se in... dov'è il campo di prova? Qua. Sì. Proviamo a vedere se in campo di prova sono... le pipistrelle sono cambiate d'aspetto. Solo per vedere se cambiano d'aspetto. I dorati, cioè gli arcieri sono... hanno la coroncina in testa, quindi cambiano quello. Però non so se già con una stella cambia di aspetto. Butta, butta tutto. Ecco i pipistrelli. Fa vedere. No, non cambiano, sono sempre così. So che alcune carte, anche se le potenzi solo di un astello o 2 stelle, in base a 3,
Non, cioè, nel senso ti cambi l'aspetto della carta, un po' diventano dorate, un pochino almeno. Ma in questo caso si vede che non cambiano, quindi vabbè, fa niente. Speriamo in un cambiamento estetico. Vabbè, dai, spero che questo video vi sia piaciuto. È durato 20 minuti, solo perché ci sono tanti baule da aprire e un sacco di cose da fare nel video. Siamo in Lega 4 e non lo so. Ditemi voi che punto siete, ditemi se ho giocato bene. Ci ho provato e niente, io le gemme comunque le uso soltanto per le emote, perché le emote si prendono solo le gemme, quindi è inutile sprecarle per le casse o altre cose. Tanto prima o poi con l'oro ci arrivo. Va bene, dai, detto questo, vi invito a lasciare un bel like, un commento, condividete il giro, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un prossimo video, perché stasera non c'è la live, visto che devo farvi le mappe per voi, quindi ho bisogno di tempo. E niente, siamo quasi a 500 e io vi posso solo ringraziare. Detto questo, cioè, vabbè, basta dire detto questo. A domani.